Sabato, la stagione 2015-2016 del volley con due formazioni di Cerignola, esattamente la Libera Virtus e l'Ipocea Udas, che parteciperanno ai campionati di serie B2 nazionale, sia femminile che maschile. Le ragazze, guidate da Michele Drago e Cosimo Di Lucia, esordiscono in trasferta contro la formazione campana dello Scafati, che è arrivata alla quarta serie dopo aver vinto i playoff regionali nel maggio scorso. Le ragazze guidate dalla coppia Drago Di Lucia sono ben pronte per affrontare il primo appuntamento di una stagione che si preannuncia emozionante. Stessa cosa per l'Ipocea Udas, che nella storia per la prima volta parte con la B2 nazionale uomini. La prima è prevista questo pomeriggio al cospetto in casa al Palatineo delle Gioie del Colle. Totalmente rivoluzionata la formazione udassina, a partire dalla guida tecnica passata nelle mani di Leo Castellaneta, che avrà la continuità insieme all'ex coach Roberto Ferraro. Una sfida di certo interessante e da seguire, malgrado la formazione ospite possa pagare qualche dazio relativo all'inesperienza.